Siamo in lungomare Canepa sul terrazzo di casa sua. Alessandra, che si affaccia su una strada a scorrimento veloce, quali sono le sue preoccupazioni? Allora, le mie preoccupazioni intanto è proprio a livello anche di famiglia, perché io ho questi tir che mi passano sotto casa. Un qualsiasi incidente meno grave o grave mi verrebbero comunque in casa, cioè ho una figlia di 2 anni, la preoccupazione è tanta. Il discorso è che comunque dovevano essere 5 corsie, adesso mi ritrovo una 6ª corsia e è molto ravvicinata al mio poggiolo, quindi... E vanno anche molto veloce le auto e i camion. Sì, vanno molto veloce perché appunto è una strada comunque a scorrimento veloce. Il problema sta in questo comunque, e la preoccupazione è tanta, oltre vabbè, il rumore, che non si riesce a dormire. Io, la mia preoccupazione più grande appunto è la sicurezza. Questa mattina lei ha sentito il presidente del municipio, che cosa le ha detto? È riuscito a rassicurarla in qualche modo? Sì, io ho contattato tramite messaggio proprio il presidente, perché ero molto molto preoccupata, e perché appunto non sapevo di questa situazione, mi sono svegliata con questi tir che erano proprio attaccati a me, e lui mi ha rassicurato dicendo appunto che è una situazione provvisoria, che tra l'altro i tir poi non passeranno qui vicino alla mia casa, ma passeranno all'interno del porto, e che comunque passeranno solo le macchine provvisoriamente sotto casa mia, e poi comunque questa situazione verrà stabilizzata. Perché in seguito pare che torneranno le 5 corsie. Sì, esatto, mi ha proprio detto che torneranno queste 5 corsie, quindi io sono già un po' più tranquilla. Il problema è che non possiamo mai sapere se oggi o domani ci può essere un incidente, perché non è previsto, non è scritto da contratto che domani può succedere qualcosa, quindi può succedere domani, come fra 2 mesi, come no, però non lo possiamo sapere, cioè la preoccupazione ce l'abbiamo, io non esco più dal poggiolo perché ho paura. C'è anche il problema poi che, finita l'emergenza, non è certo che si possa continuare ad utilizzare quella che viene chiamata la strada del Papa, quindi i camion potrebbero ritornare sul lungomare Canepa. Esattamente, i camion ritorneranno sul lungomare Canepa, e dobbiamo solo sperare che appunto le promesse che ho sentito e che hanno detto siano quelle delle 5 corsie distanti dalle case. Tra l'altro i camion sono sempre passati, io non lo so se poi non passeranno più da lungomare Canepa, però una situazione così vicino no, perché non siamo tutelati.